Hello, eccoci qua. Ciao a tutti. Buongiorno, buona settimana. Buon Memorial Day perché oggi è il Memorial Day negli Stati Uniti, il, um, una festività che di solito inaugura il periodo estivo al box office americano. Almeno allora, vediamo intanto se la luce è giusta perché se di là c'è il sole. Eh. Ho cambiato qua. A disposizione dei faretti, ecco già così ha più senso. Vediamo, eh. Più o meno sì, ok, bene. <ride> allora, ciao a tutti. Oggi inizia eh, la settimana. Settimana che si concluderà con una festività anche in Italia con il 2 giugno. Io oggi faccio la diretta, poi domani ci sarà. Eh, perché mi imbarco sempre in questi momenti di calendarizzazione e poi faccio un casino? Uh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Uh, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mm, L'aveva scritto bede. Vabbè, comunque ci siamo tutti i giorni. Probabilmente bede domani, mercoledì, mirco e Engie, e giovedì di nuovo bede. Anzi, sì, era così che ci eravamo detti. Vabbè, comunque. Allora, in attesa che arrivi un po' di gente, che dire? È stato un weekend abbastanza um, tranquillo per me, ho lavorato sostanzialmente. E, um, che ho fatto poi? Non sono andato al cinema perché sono andato a vedere la sirenetta l'altro giorno e poi basta. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Eh, mi sono portato avanti con una serie. Eh, ah, un attimo, è che c'è niola che mi sta cercando. ora E poi devo finire Succession Scusate, eh, sto pianificando una telefonata con il mitico Gabriele Gnola. Ok. Ok, un attimo, un attimo, un attimo. ok allora ricordami alle quindici nola. tesoro tutto a posto sì ok ok scusate ragazzi ecco qua Martina sicuramente ecco per fortuna non mi ha immortalato mentre facevo praticamente il calendario della settimana e condividiamo questa cosa bene. Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo. Vabbè, comunque, oggi ragazzi, io oggi sono completamente in fibrillazione perché c'è il finale di Succession che devo vedere. Infatti, appena finisco questa diretta mi catafiondo su quello, mi sono svegliato all'alba, tra l'altro qua a Milano alle 7 c'è stato tipo una specie di temporale allucinante, per cui tutti con gli occhi sbarrati, ehm, adesso c'è una specie di sole, però boh, vabbè, dovrebbe migliorare per il resto della giornata, speriamo, però almeno ha ah, rinfrescato dopo che ieri faceva veramente abbastanza caldo, e dicevo che mh, francamente eh, cioè, no, mi sono messo a lavorare il prima possibile per portarmi avanti, Così da avere quei 90 minuti finita questa diretta per vedere Succession ed eventualmente scrivere degli articoli, qualcosa dopo. Visto che ieri per prepararmi al finale di Succession ho fatto uno speciale sull'albero genealogico della famiglia Roy. Che mi ha divertito molto. Fare ciao, De Bello Gallico, buongiorno. Io non lo so quanti di voi seguono Succession, in Italia viene trasmesso da Sky e eh, in streaming su Now. Negli Stati Uniti va in onda su HBO e nella neonata versione nuova inedita della piattaforma streaming HBO Max che si chiama Max. E secondo me è una delle migliori serie mai realizzate in assoluto. Ha tanti aspetti positivi. Uno di essi è il valore produttivo assolutamente folle. Vi dico solo che nella puntata della settimana scorsa c'è stato un funerale. Questo, durante questo funerale è stato fatto, uh, sono state diciamo, fatte delle, ehm, dei tributi, come si dice, dei, dei memoriali, delle eulogie, non so, non so come si dice. Mh, in cui questi personaggi, per 15 minuti-no, 15 minuti no, però una buona decina di minuti, ciascuno facevano dei discorsi parlando di questa persona, discorsi molto sentiti però praticamente l'episodio è stato incentrato su questi discorsi, sulla preparazione di questi discorsi e sull anche sull'improvvisazione di questi discorsi in alcuni casi. Ecco, praticamente queste, questi discorsi ho scoperto sono stati girati tutti di fila, cioè mh, multicamera, e, e non, so, non è che sono stati ripetuti tot volte ogni volta, no, no, cioè da adesso adesso giriamo il discorso, vai! E c'erano le varie cineprese e dico cineprese perché la serie è girata in pellicola. Cioè, questa è la cosa folle di Succession è girato in pellicola. Io lo trovo una cosa da un lato geniale, dall'altro folle. Dà da effettivamente la scelta della pellicola, una qualità filmica, una qualità anche drammatica, più realistica. Non lo so, perché poi c'è anche un aspetto patinato: Succession, però riesce a essere quel patinato da rivista di business. Non so se avete presente, vabbè, da fotografo vi posso dire che la rivista di business ha un tipo di patinatura come, come immagini, come scelta delle immagini, che non è il patinato della rivista di moda, no? È molto più con i, le immagini hanno una profondità di campo spesso molto più, eh, più profonda, appunto. È come, è come se le riviste patinate di business volessero restituirti la realtà molto più, eh, più cristallina di quello che è. Mentre la rivista di moda cerca di darti un'impressione, una, una fantasia, eccetera, eccetera. E ecco, Succession ti restituisce quel, quel tipo di fotografia ed è incredibile, cioè il fatto che sia girato in pellicola a me manda ma i pazzi ogni volta, anche perché è una cosa costosissima, cioè è una cosa folle che nel 2023 si decida di girare una serie da 10 episodi a stagione in pellicola. <ride> cioè, Kodak ringrazia, però insomma HBO un po' meno, credo per i budget soprattutto quindi adesso eh, oggi è disponibile il finale di di serie da 90 minuti scopriremo finalmente a chi cacchio andrà la wayside roco roico um, io no, non lo so cioè non, lo, non ho fatto previsioni si è dis abbiamo discusso si è discusso e non mi spoilerate per favore perché appunto non ho ancora visto la puntata ma non so quanto, quanti la seguono effettivamente in Italia quello che so è che ehm, è una serie che non ha, cioè sebbene sia tutta incentrata su come andrà a finire, a chi andrà la Waystar, Waystar Roico, eh, questa azienda di media, la quinta azienda di media più grande del mondo, a quale dei tre figli andrà, eccetera, eccetera, oppure andrà a uno dei tre figli, verrà venduta, che, che succederà? Il punto è che non è come Game of Thrones, perché in Game of Thrones c'era un po' la stessa cosa, no? A chi andrà il trono di spade alla fine? E quando è successo quello che è successo con Daenerys, tutti si sono incazzati perché si erano fatti delle idee, si erano fatti delle de idee anche su Daenerys e nessuno, tranne me forse, perché a me è piaciuta l'ultima stagione di Game of Thrones, nessuno aveva accettato questa... Questa spirale in cui è caduta Daenerys alla fine della serie, nelle ultime puntate proprio della serie, arrivando a eh, appunto a diventare un, un despota, il despota che sapevamo, il despota psicopatico che sapevamo essere fin dall'inizio, perché dalla sua famiglia non è che potevano emergere dei grandi benefattori, ecco, mettiamola così, e in succession non può esserci questo. Almeno non nel mio caso, non ho questo tipo di aspettative. Per me può essere Shiv, può essere Roman, può essere Kendall, può essere anche l'altro fratello Connor che non prende, in realtà non c'entra nulla con, con l'azienda di famiglia. Può essere che vada tutto al, um, all'azienda svedese di Alexander Skarda di, di Metson. Può essere qualsiasi cosa, per quanto mi riguarda, può anche essere che li arrestino tutti alla fine, perché sono anche dei pazzi scatenati questi qua, delle persone scriteriate che vivono su, veramente su un loro. Su, proprio su un altro livello, su un altro pianeta, in cui veramente tutto è permesso. E lo sappiamo bene, chi, chi ha seguito Succession sa che Kendall, a, a Kendall sono stati. cioè ha dei degli scherzi nell'armadio che sono imperdonabili, francamente, e. e oppure può. può cioè, Adesso quello che ipot ho ipotizzato io è che alla fin fine, vedendo un po' cosa sta succedendo in questi ultimi episodi, Kendall alla fine abbia deciso di non distruggere suo padre, ma diventare suo padre. Ed è una cosa un po' anche shakespeariana, però di shakespeariano in Succession c'è tanto: può esserci Relier, come può esserci Amleto, capito? Po per cui non lo so, io. Mh, per me può andare in qualsiasi modo e sarò soddisfatto perché so che verrà raccontato bene, spero almeno, spero di non rimanere mortalmente deluso, ma è difficile, ragazzi, è difficile. Come, come si è concluso il penultimo episodio, eh, non solo con quel funerale di un'intensità incredibile per via dei discorsi che vengono fatti nella chiesa, ma anche per via di come si... come vengono esposte certe relazioni, tutte le ex mogli e le amanti di... Di Logan, um, il, il crollo psicologico totale di Roman e così via. Vabbè, non entro troppo nel dettaglio perché in realtà la versione in italiano del penultimo episodio va in onda oggi su Sky, quindi magari. Qualcuno dei milioni di spettatori di Succession sta aspettando la versione italiana e non, e non vede eh, la serie in versione sottotitolata come faccio io e come fanno altri. Per cui oggi è la giornata del finale e non del penultimo episodio. Ecco, eh, già eh, nel penultimo episodio hanno iniziato finalmente a tirarsi un po' le fila del discorso. Tra l'altro poi la cosa incredibile dell'ultima stagione è che tu non te ne rendi conto, ma alla fin fine... In questi dieci episodi si svolgono sostanzialmente nell'arco di dieci giorni. Non di più, non di meno. Cioè, quello che succede nel terzo episodio, il grande lutto, ma anche il fatto che Shiv scopra la sua condizione e così via, noi l'abbiamo vissuto nel corso poi di settimane, no? Tut Tutte le conseguenze di questi, di questi avvenimenti. Ma poi tu ti rendi conto che... Um, per i personaggi sono davvero questioni di giorni e allora assume più significato e, e, ed è più spiegabile perché Tom, per esempio, sia così stanco in continuazione, sia, sia sempre così stanco. Perché nel giro di pochissimi giorni ha fatto Los Angeles, Svezia, per il mega raduno di quelli dell'azienda di, di Metson, poi, eh, no, anzi, New York, ehm, scusate, New York. Svezia, poi Svezia a Los Angeles dove è andato a fare la mega presentazione di Live Plus, eh, poi tornato a New York. Le elezioni e lui in particolare deve seguirle minuto per minuto perché deve stare dietro alla ATN, alla, alla, alla quella che sostanzialmente è Fox News. E quindi cioè, e in più sta subendo tutto il collasso del suo matrimonio, il, le conseguenze de, di questo grande lutto, eh, e passa tutta la stagione a dire che è stanchissimo che fa ridere perché magari quella che dovrebbe essere stanca è Shiv, Per cui vabbè, e, e, e non lo so, cioè, mh, anche questa cosa, secondo me, è studiata benissimo. C'è un, un lavoro di scrittura per me colossale. Eh, succession, grandissima serie. Non ho ancora visto il finale, vi ripeto, lo vedrò questa se cioè questo, questa mattina. E poi magari ne approfitterò per scrivere qualcosa. Insomma. Um, nel pomeriggio, se ci sono degli articoli, degli approfondimenti li scriverò con cognizione di causa. Ecco Dani. Il traguardo può andare bene. Peccato il percorso Repentino e Brusco. Questo, questo è vero nella sesta stagione di Game of Thrones, eh, scusate, nell'ottava stagione di Game of Thrones, ehm, i sei episodi finiscono per essere un po' compressi, mm, però non lo so, io non ho vissuto così male anche l'accelerazione di questi episodi. Alla fine eh, la serie ci aveva abituato a stagioni un pochettino più lente, mentre le ultime due stagioni le ho trovate molto più, soprattutto l'ultimo, ovviamente, molto più come, concitate. Non l'ho vissuta male questa cosa, eh, perché cioè, gli episodi, gli ultimi due episodi per me sono. Ma so di essere, ragazzi, so e sono consapevole di essere forse. Strano io, io ho amato tantissimo tutto Game of Thrones, in particolare l'ultima stagione, non sono, non sono uno di quelli che guarda alla minima sfumatura, dettaglio della sceneggiatura, eh, no, cioè a me ha intrattenuto alla grande, mi ha emozionato tantissimo Game of Thrones ed è questo quello che voglio da una serie, poi non sono io che pretendo di decidere che cosa deve succedere in una serie, sicuramente sono... D'accordo con chi dice sì, però deve avere una logica a quello che succede sullo schermo, e in molti hanno criticato il fatto che l'evoluzione di Dani di, di, di Daniis sì, non avesse una logica intrinseca o meglio, seguisse una logica intrinseca poco coerente, io, però, questa cosa l'ho accettata. Diciamo eh, siccome cioè, ho cercato di dare delle mie spiegazioni e quindi di, fra virgolette, giustificare. Il perché sono state prese certe decisioni sui, su certi personaggi, anche il finale vero e proprio con il concilio, eccetera, eccetera, è stato molto criticato. Io l'ho trovato alla fine la necessità di chiudere una serie che lì per lì, um, cioè. E si è evoluta nel corso delle stagioni seguendo prima i libri poi andando per i cazzi suoi, e poi decidendo appunto che per concluderla bisognava fare questi sei episodi e, e andavano scritti in un certo modo. Cioè non lo so, trovo, trovo de delle spiegazioni che non mi fanno adirare per come è andata in Game of Thrones, mentre molti si sono proprio arrabbiati, e vabbè. Di Succession so solo che ci recita il fratello di Michaela Kalkin. In compenso ho visto il finale di Marvelous Mrs. Mo Maisel. Allora sì, Kieran Kalkin interpreta Roman, uno dei personaggi più incredibili della serie, ma sono tutti bravi, sono tutti pazzeschi. Io credo che tutti quanti stiano gridando a Lemmy per lui ma il punto è che credo che questa serie quest'anno riceverà veramente tanti Emmy. È veramente difficile che Succession, che già ne ha presi eh, di Emmy, ma non si porti a casa tanti Emmy. Prestige TV proprio della, della, della migliore fattura, forse l'ultima grande serie della Prestige TV prima, del, prima di, di quello che, che è stata l'inizio della fine per la Golden Age della televisione, che è la fase che stiamo vivendo adesso. La fine della Golden Age della TV lo stiamo vedendo. Nel corso, di una delle notizie del weekend è il, quello che è successo su Disney Plus e Hulu, e cioè il fatto che la Disney ha deciso di togliere una serie di eh, titoli, fra film e serie TV, dal catalogo per risparmiare. Cosa risparmia? Soldi, eh, non solo per quanto riguarda il pagamento delle... Fra virgolette, royalty residual agli attori e ai creatori di questi titoli, perché sono alla fine spiccioli rispetto ai, ai, ai risparmi che deve assolutamente fare la Disney, è più il pagamento della licenza alle produzioni di queste serie, che a volte è anche sono produzioni interne, Cioè, alcune di queste serie, di questi film, sono realizzati da. Walt Disney TV Television, Disney Branded Content e così, eh, Television e così via. Il punto è però che sono comunque licenze che devono essere pagate, che vengono messe uh, a budget e così via. Um, il mitico uh, Bob Iger ha detto che farà risparmi per 5,5 miliardi di dollari e 1,8 di questi miliardi verrà tagliato assolutamente dai budget delle nuove produzioni dalla cancellazione di alcune di queste produzioni e dalla rimozione di alcuni di questi titoli dal catalogo alcuni di questi titoli scompariranno compl completamente finiranno nel Disney Vault verosimilmente, ipotizzo io verranno o rivendute ad altre piattaforme, magari fast magari, magari con la pubblicità oppure eh, semplicemente rimarranno lì nel limbo e in futuro ri verranno riproposte su Disney Plus magari eh, con una mh, degna campagna, non lo so come dire. Eh, però il fatto è questo: tutti si sono scandalizzati no? di, questa, di questa cosa, e lo capisco, anche io vi svelerò un segreto di Pulcinella perché lo sanno tutti. Io la sera quando vado a dormire per addormentarmi, mi metto su una serie che conosco a Menadito. No? Allora per anni è stato Will e Grace che conosco a memoria e allora appena accendo Will e Grace io vado in coma totale ridendo perché io ho bisogno di comedy per dormire, scusatemi, ero dimenticato. Io ho bisogno di una comedy o una sitcom. La metto sulla TV, sull'iPad, dove vogliamo, parte, nel giro di 5 minuti io sono secco. Poi c'è lo spegnimento automatico, ovviamente, ma secco proprio coma. Qualsiasi orario, che siano le 10 di sera, le mezzanotte, le 3 del pomeriggio, se metto una sitcom che conosco a memoria, per me è effetto, effetto ipnosi. Allora, per anni ho fatto questa cosa con Will e Grace, poi per un 5-6 anni l'ho fatto con Friends, eh, adesso mi sono fissato su Disney Plus alternando Cuori senza età e Anna Montana. <ride> conosco a memoria queste due sitcom. Queste, eh, eh, le vedo a ripetizione, <ride> ma vedo sempre l'inizio, i primi minuti, perché poi vado in coma. Vabbè, mi sto trasformando in mia madre, praticamente, eh, che faceva la stessa cosa con la signora in giallo. Il problema è che io ci ho provato a farlo con la signora in giallo, eh, quando era su Prime Video. Se vi ricordate, ne, ne parlavo spesso quando, quando ero su Twitch. Però il problema è che mh, la signora in giallo io lo seguo, cioè, anche se lo so a memoria... Mi metto a vederlo e non mi addormento più perché c'è l'intrigo e tutto quanto. Il bello della sitcom è che ha un ritmo, la sitcom che conosco a memoria, ha un ritmo delle battute e quant'altro che mi mette allegria, mi distrae completamente dai pensieri e però proprio perché ha questo ritmo delle battute e quant'altro mi, mi ipnotizza. Non lo so, mi fa questo effetto meraviglioso. Provateci anche voi se avete problemi di sonno perché. Eh, secondo me è un metodo infallibile. Ho iniziato a fare questa cosa a 20 anni, 19 anni, 20 anni. Lo facevo con Sex and the City, che però non era una sitcom, però il metodo mio non era ancora, eh, diciamo, rodato. Oltretutto avevo un computer catodico con, con schermo catodico e Sex and the City ovviamente scaricato da Napster o da Imule in maniera assolutamente stramega illegale. Adesso ci sono. Per fortuna è piattaforme streaming per cui uno dice pago l'abbonamento e, eh, e posso vedermi in loop tutto quello che voglio. Le serie che vedo io sono serie di catalogo. Eh, ho l'impressione che, vista la quantità di titoli nuovi e inediti che sono stati rimossi eh, dalla piattaforma di Disney Plus, appunto quando parlo di fine di Golden Age della televisione, intendo dire che dopo che la Prestige TV su canali come FX, HBO e quant'altro. Ha riempito l'immaginario collettivo negli ultimi dieci anni, eh, le piattaforme streaming eh, e l'avvento delle piattaforme streaming ha spinto tutti questi eh, produttori di contenuti, eh, che è un termine terrificante, e soprattutto per i vari sci scioperanti della Writer's Guild al momento, eh, Appunto hanno iniziato a produrre sempre più roba, produrre, 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 produrre senza assolutamente far caso al fatto che questa roba venisse poi vista e o apprezzata, eh, per cui, perché? Perché l'obiettivo era far vedere che c'era sempre più roba nuova e inedita, e come si dice? Il problema è che loro questa roba la pagano. È stato, tutto, è stato tutto inflazionato dalla borsa, ovviamente, perché per cinque anni buoni eh, gli come si dice, i fondi di investimento e gli azionisti e comunque Wall Street hanno premiato le aziende che hanno seguito la scia di Netflix, eh, premiando soprattutto il fatto che eh, nelle trimestrali queste aziende mostrassero un aumento nel numero di abbonati, no? senza vedere se facevano profitti. I, le perdite si sono accumulate enormemente. Adesso, quando... La, anzi, adesso, un anno fa, quando è, è iniziata la grande correzione di Netflix, cioè quando ad aprile del 2022 Netflix ha registrato il primo calo nel numero di abbonati eh, globali e ha detto fermi tutti, da adesso vi comunicheremo, cari azionisti, la nostra RPU, ehm, e cioè... Il, il profitto che generiamo da ogni utente perché hanno deciso di shift the narrative, cioè cambiare il racconto dell'interpretazione di ciò che accade e dire: No, non è più importante il fatto che noi cresciamo come abbonati, è più importante il fatto che vi portiamo a più profitti, e per portare più profitti, Netflix ha iniziato a introdurre il piano base con pubblicità. La stretta sulle password che non so se a voi è capitato, ma a me in questi giorni è iniziato a arrivare una marea di mail che dicevano: Mi raccomando, utilizzo Netflix solo sotto account domestico? Io, sì, ho capito. Cioè, per favore, lo, lo sto facendo, lasciatemi stare. E, e appunto a quel punto anche tutti gli altri hanno dovuto cambiare questa strategia perché eh, se Netflix dice che le perdite non bastano più. Eh, cioè, non si può più coprire le perdite con la crescita degli abbonati e i soldi che arrivano dagli azionisti perché l'anno scorso Netflix ha dimezzato la propria capitalizzazione in borsa, ehm, cioè a causa dei crolli della borsa, anche gli altri sono stati costretti a seguire questo quest andazzo. E quindi, Disney Plus, HBO Max, cioè Warner Bros. Discovery, Paramount, Comcast, tutti hanno iniziato a dire: Ok, dobbiamo iniziare a fare tagli nella produzione di contenuti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo per spiegare perché Disney ha fatto questo. Il problema qual è, ragazzi? Che noi per anni ci siamo, siamo stati abituati a un concetto. Dateci dei soldi ogni, mesi, ogni mese e, su, e in streaming um, vi proporremo tutto il catalogo di tutto quello che volete. Potete vederlo in qualsiasi momento senza interruzioni pubblicitarie e potete averlo per sempre, perché nessuno mi convincerà del contrario, che noi siamo stati abituati al concetto che quello che arriva in catalogo, eh, o meglio, le produzioni appartenenti a, a un determinato studio, rimangono nel catalogo per sempre. Mi spiego, noi siamo abituati al fatto che eh, Spider-Man arriva su Netflix, ma poi magari se ne va dopo 5-6 mesi, no? Quello a cui non siamo abituati è che Daredevil debutti su Netflix come eh, serie mh, eh, originale e poi in realtà se ne vada da Netflix e si sposti su Disney Plus perché in realtà era di proprietà di Disney Plus. Ma ci siamo abituati anche a questo. Cioè, era di proprietà della Disney. Il problema è che adesso la Disney potrebbe decidere di togliere Daredevil da Disney Plus perché non lo vede nessuno, capito? Um, come se Netflix togliesse da Netflix Stranger Things cioè dici ma fermi tutti scusate allora cioè non, non, nulla è più nulla è per sempre risposta ragazzi nulla è mai stato per sempre c'erano serie che andavano in onda il giovedì sera e poi tu non le vedevi più quando Willie Grace andava in onda eh, su sulla NBC il giovedì sera o 30 Rock andava in onda sulla NBC eh, il giovedì sera o lo vedevi il giovedì sera o c'era qualche replica nei giorni successivi e poi spariva. Forse c'era la syndication su qualche altro canale mesi dopo, tendenzialmente se la serie superava i 100 episodi, però, perché i contratti sulla syndication si facevano dopo i 100 episodi, ma per il resto dovevi aspettare 8 mesi che finisse la, se la serie e poi uscisse in DVD e spendevi 40 euro per comprarti il cofanetto. E te lo vedevi mettendo il DVD e tutto quanto. Siamo stati abituati male in questi dieci anni. Eh, per quanto mi riguarda, siamo stati abituati bene, e cioè è un po' ingiusto che dopo dieci anni che ci dite no, ma la pubblicità di streaming, no, tranquilli, non ce l'avrete, eh, oppure no, ma mh, cioè, mh, questa roba la troverete per sempre, avrete per sempre cuori senza età su Disney+, Plus, e poi magari te lo levano, capito? Cioè, a me questo un po' dispiace, che mh, per anni... Siamo stati convinti a fare un passaggio tecnologico gigantesco e va bene perché è un passaggio in meglio secondo me. Eh, però quando poi ci si è accorti che il gioco non vale comunque la candela per gli studios perché è meno redditizio lo streaming di quanto non era tutto il passaggio tv più blu-ray più bla bla bla, a quel punto come vedete stanno cambiando le carte in tavola e a me questa cosa un po' infastidisce però. Che possiamo fare? È pur vero che nei prossimi anni, probabilmente, assisteremo anche a un ulteriore ehm, consolidamento delle piattaforme. Cioè Lo stesso David Zaslav ha iniziato un po' a lanciare il grido d'allarme: in questi giorni, a dire, ragazzi, forse sarebbe caso che iniziassimo a parlarci noi di Warner Bros., di Disney, di Paramount, di Comcast e facessimo dei bundle per contrastare lo strapotere di Amazon Netflix e chissà forse Apple a un certo punto perché loro, Amazon e Apple non hanno alcun problema a mandare avanti le loro piattaforme fra virgolette in perdita perché il loro obiettivo Amazon è quello di convincere la gente ad abbonarsi a Prime e avere la carta igienica consegnata a casa senza spese di spedizione um, Apple vuole convincere le persone a vivere in un contesto tecnologico tutto brandizzato Apple, per cui si va dal avere l'orologio, ad avere il cellulare, ad avere l'iPad ad avere l'Apple TV ad avere Apple Music per sentire la musica avere Apple TV Plus per vedere le serie tv originali e avere um, uh, e Fitness Plus per fare gli esercizi io praticamente ho tutto, lo ammetto, vivo in un ecosistema Apple totale però anche lì, cioè, il problema è questo, che nel momento in cui iniziano ad aumentare i prezzi delle sottoscrizioni, tu fai delle ottimizzazioni, quindi per esempio io Apple Music me lo sono tolto. E così via. Eh, il problema è che Netflix ha tutta una sua strategia e un suo strapotere e una sua predominanza perché, è, giustamente, è stata la, pi la prima piattaforma ed e quindi è anche quella che ha avuto una penetrazione nel mercato molto più rapida e il come si dice, di lunga durata, no? Gli altri si devono mettere d'accordo perché, perché la gente non terrà un abbonamento a Disney Plus che costa 80 euro all'anno, un abbonamento a Netflix che mo ne costa tra una cosa e l'altra 20 euro se, se, se va male, eh, se c'hai anche un profilo in più di un, ami, di un amico, un parente eh, ad aggiungere al tuo profilo, eh, come cavolo si chiama, Premium. E ci sta HBO Max. Poi Sky, ehm, che ha appena lanciato Now negli Stati Uniti con una roba tipo quella che sto dicendo: cioè dei bundle. E c'è Peacock. E poi, se uno vuole avere gli abbonamenti alle piattaforme italiane. E poi magari qualcuno di voi è abbonato a Betis Plus. Però Betis Plus costa solo 9,99 all'anno, per cui cioè veramente è meno di un euro al mese. Insomma, e ci sostenete. Oppure vi abbonate direttamente su Twitch e via. Quindi c'è cioè, tutto questo per dire che siamo in una fase di, di enorme transizione, quello che ha fatto la Disney sulla, su Disney Plus è abbastanza deplorevole per il consumatore finale e anche per il creativo, però in realtà cioè, è sempre successo, eh. c'erano serie che debuttavano, facevano quattro episodi e poi le cancellavano e sparivano dalla faccia della terra eh, perché andavano male con gli ascolti, quindi... Anche questa levata di scudi sui social, no? Anche a me dispiace tantissimo che abbiano tolto Oggetti di Scena di Bello Gallico perché era veramente bello. Abbiamo fatto tanti speciali su, su Oggetti di Scena, era un'ottima risorsa. Tra l'altro, è ironico perché Oggetti di Scena racco racconta le cose, eh, cioè gli oggetti che sono preservati nel Disney Vault, nei, 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 nei magazzini Disney oggetti che vennero usati sui set dei film e delle serie più iconiche, eppure questa serie non può essere preservata su eh, il Disney Plus Vault perché è stata tolta, due stagioni tolte completamente. Detto questo, appunto, chissà quanta gente la vedeva, temo, non abbastanza da giustificare la presenza su una piattaforma costosa per Disney come appunto Disney Plus. Tutto qui. Hanno, hanno abbastanza lasciato perplessi i fan. Anche la cancella, cioè la rimozione di Marvel's Runaways. No, che era andata in onda tre stagioni, e poi era disp disponibile sul catalogo Hulu negli Stati Uniti e il catalogo Disney Plus nel resto del mondo, ma anche lì. Quanta gente si sta, Si è visto Runaways recentemente? Già la serie non aveva chissà che ascolti, è stata cancellata da Hulu dopo tre stagioni, eh. Non lo so, nel senso mh, quella per esempio è stata preservata perché è disponibile in download digitale su appunto i vari le varie piattaforme di, di digital download. Per cui prima o poi ti obbligheremo a guardare il blasso, dice Riccardo. Eh, prima o poi lo farò, ragazzi. Non... Guarda, sai cosa potrei fare? Siccome io ho un volo di tre ore stanotte e siccome tendenzialmente cercherò di dormire, ho cioè già sonno adesso se ci penso. Credo che potrei scaricarmelo sull'iPad e provare a vederlo, effettivamente. Mi è dato un'idea, tenendo conto che mi addormenterò dopo 8 secondi netti, ora che ci penso. Adesso leggiamo l'articolo di Ferrari perché è spettacolare. Giorno a tutti, a questo proposito, infatti, dice fo Food for Thoughts, io mi chiedo ancora la fattibilità del progetto reboot seriale Harry Potter. Non mi stupirei anche con lo sciopero recente che ci ripensino. Ormai ad oggi non penso che si possa fare un prodotto del genere con meno di 20-25 milioni a puntata per sette anni. Come la vedi? Caro Food for Thoughts, il progetto della serie di Harry Potter è forse uno dei pochi progetti che ha senso fare in questo senso. Stiamo parlando di un franchise miliardario, ok? Che genera centinaia e centinaia di milioni di dollari all'anno. ...alla Warner Bros... ...tra licenze di merchandise... ...i parchi a tema... Eh, ...i musei... cioè le, le, le ...come cavolo si chiama... ...gli studios, gli studio tour... ...le licenze dei film... ...che vengono trasmessi in tv costantemente... ...e anche le licenze dei film che vengono... ...proposti in streaming costantemente... ...a fior di milioni... Eh, ...diciamo pagati per la licenza... ...e in più... Ci sono libri, eh, libri correlati, merchandise e quant'altro. Questo è il franchise di Harry Potter, slash Wizard in World, slash animali fantastici, che però non genera mm, minimamente lo stesso tipo di, eh, di giro d'affari che generano i, gli otto film di Harry Potter. Tutto questo parte da dei libri che sono assolutamente amatissimi, iconici e nonostante le controversie che hanno circondato JK Rowling e che me l'hanno resa inevitabilmente molto meno simpatica. Di una volta e, e me l'hanno fatto percepire molto meno come alleata rispetto a una volta. Sono comunque dei libri che sono spettacolari, sono un capolavoro e sono paradossalmente portano un messaggio molto diverso da quello che trasmette la loro creatrice in questi ultimi tempi su, su Twitter. Comunque, Harry Potter è un franchise per il quale investire 25 milioni a puntata dà un ritorno di investimento sicuro, certo al mille per mille ne sono strasicuro. Molto superiore per convincere la gente ad abbonarsi a Max. Servono i grandi franchise iconici, riconosciuti, i grandi brand riconosciuti in tutto il mondo. È quello che Netflix non è ancora riuscita a fare realmente, costruire dei brand duraturi. Rimane solo cioè, per il momento, c'è solo Stranger Things. Secondo me, a livello di portata di franchise, neanche The Witcher, nonostante The Witcher abbia funzionato e tutto quanto, ma non è ai livelli di Stranger Things. E ora, infatti, sono cazzi per Netflix perché sono finite, cioè ci sarà la quinta stagione che, tra l'altro, sta ritardando per colpa dello sciopero e quindi, vabbè. Harry Potter per la Warner Bros. è come Game of Thrones, assolutamente una carta che non puoi non giocarti. Io sono favorevole alla decisione di fare il remake come serie TV perché tanto sarà sempre diverso da un film, una serie TV, sarà sempre un'altra cosa. Come dicevo altre volte, è come la rappresentazione teatrale, la, la rifai diversa e, e secondo me non vai a intaccare. Eh, non sono neanche così negativo sui remake live action, come sapete, perché alla fine il film d'animazione è il film d'animazione, il film live action è un'altra cosa, meglio o peggio, per il momento non ho ancora trovato un film live action che mi convincesse più della sua eh, controparte originale in animazione, quindi, però, ecco, quindi secondo me rimane completamente eh, bonkers e inevitabile che venga fatta la serie TV di Harry Potter, perché, anzi, spero che la facciano... Ehm, Inserendo molto più dai libri rispetto ai film, che sì, per me sono, sono la storia del cinema. Sono un'operazione che tuttora mi piace un sacco ripercorrere, rivivere e tutto quanto. Ma eh, cioè, ci sta, passano i decenni. Eh, rispetto a fare dei remake cinematografici, che lì mi avrebbero messo in forte difficoltà, li avrei trovati. Demenziali perché i film ci sono e restano, restano ancora molto attuali e molto amati. La versione seriale può avere un suo senso. Mi sembra soprattutto seriale a livello di streaming, quindi con, un, con dei ritmi non dettati dagli stacchi pubblicitari e tutto quanto. Quindi, dicevo, mi sembra assolutamente un investimento sensato. Pensa che io, povero ingenuo, dice De Bello Gallico. Mi ero illuso che con Disney Plus sarebbe stato reso disponibile tutto ciò che era è stato realizzato dalla casa di Topolino in cent'anni di storia a ripensarci con la consapevolezza di oggi vi faccio tenerezza da solo ma è perché non è cioè è quello che hanno cercato un po' di fare mettendo alcuni scusate eh. mettendo alcuni um, corti animati mettendo per esempio cioè, vi ricordate che i film d'animazione della Disney non erano disponibili in Blu-ray se non per una finestra temporale molto ridotta, cioè la Disney ha sempre fatto un discorso del creiamo una finestra di distribuzione per ciascun nostro titolo eh, e ogni volta che, che esce uno di questi film in versione ehm, Blu-ray deve essere un evento. Quindi è già assurdo che abbiano creato un catalogo di tutte le, tutta la roba Lucasfilm e l'abbiano reso disponibile, per esempio, così come stessa cosa per... Ehm, le serie tv, eh, cioè scusate, i film eh, appunto animati della Disney e così via. Quindi è già tanta roba quella che è stata fatta secondo me su Disney Plus. Cioè al momento Disney Plus è, secondo me, ha un catalogo ottimo e molto completo rispetto a quello che uno potrebbe desiderare se volesse avere una sorta di escursus su tutta la storia della Disney. Aggiungiamoci il catalogo Fox, cioè. È tanta roba, è stata tolta. È sta, sono stati tolti i titoli che sostanzialmente non vedea nessuno. Leonidam dice che ha visto Runaways, certo, però sei tornato a rivederlo? lo hai rivisto, rivisto, rivisto in questi, in questi mesi su Disney Plus? Perché il punto è quello: loro tengono certe cose disponibili perché devono fare massa critica, ma poi devono anche essere viste, se no non ha senso, credo. Io per ora ho abbonamento ad Amazon Prime Video, ci dice Leoni, da 84, abbonamento annuale a Disney Plus, ma dal prossimo anno manterrò l'abbonamento a Prime Video, ma solo perché mi serve l'abbonamento ad Amazon Prime, vedi? Eh sì, e poi mi farò abbonamento di tre mesi a Disney Plus, Netflix e Paramount a rotazione. È quello che, che succederà, credo, con molte persone, eh? a meno che non facciano dei bundle sensati. Io per esempio ho un bundle che mi tiene insieme Netflix e Sky. E' è vantaggioso a livello economico. Quando l'ho fatto è stato vantaggioso. Eh, dovrebbe durare un anno e mezzo, quindi tra un po' andrò a verificare quando scade, però è, credo che sia un po' la direzione che, che prenderemo in tanti. Stessa cosa, tengo prime, tengo prime e le altre rotazioni in base alle uscite che è un motivo per cui io credo che Prime non abbia da temere sul fatto che, che la piattaforma streaming non ha chissà che penetrazione del mercato come utilizzo, no? Cioè le, proprie, le serie di Prime raramente finiscono nel top 10 delle serie più viste, no? Eh, fanno dei grandi investimenti, fanno delle grandi operazioni, Signore degli Anelli, The Boys però sostanzialmente il loro obiettivo è convincere la gente ad abbonarsi a Prime per, ripeto, per consegnare la roba a casa, quella è la loro, loro mission aziendale al momento, vendere cose alle persone, punto. Amazon è il magazzino globale che poi convinca la gente a farsi questo abbonamento a sottoscrizione annuale, eh, inserendoci anche la musica, i podcast, eh, lo streaming del, dei film. Eh, un plus, non so come dire. Harry Potter è ancora un brand fortissimo. Ci dice Riccardo. È da poco uscito su Netflix qui nel Regno Unito, e tutti gli otto film sono saltati primi in classifica dei film più visti sul classando delle nuove uscite. Mi dispiace per Netflix perché. C'è. No, non so quanta gente si è abbonata a Netflix per avere Harry Potter quando, quando ha visto che c'è Harry Potter. Probabilmente c'è gente che si è tenuta l'abbonamento quel mese perché ha visto che usciva Harry Potter. Però per Netflix questo è anche fondamentale perché è un catalizzatore di informazioni. Vedere che Harry Potter decolla così e batte tutta la concorrenza, per loro sono dati importantissimi sulle demografiche e quant'altro per fare due calcoli e dire: uh, ok, quale serie dovremmo produrre? Serie originali dovremmo produrre per andare a, diciamo, um, soddisfare questo nostro pubblico. Perché. Se mettiamo Harry Potter e i nostri abbonati attuali si vedono, eh, si vedono tutta la serie vuol dire, e tutta la saga vuol dire che è quello che vogliono, no? Quindi cerchiamo di rifarlo. Ci provano, ci provano, ci sono, ci sono film o serie TV che sono più o meno soddisfacenti, però insomma, per il momento le serie e i film originali di Netflix, secondo me, faticano a entrare nello zeitgeist come Harry Potter. Poi io su Netflix vedo un sacco di roba fichissima, eh che mi piace molto, però cioè, recentemente ho visto la diplomatica e l'ho trovato bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Allora, apriamo l'argomento Sirenetta. La Sirenetta è andata negli Stati Uniti è andata bene, un buon esordio, c'è stato forse un po' più di fr front loading, cioè mh, più fan, cioè, sono andati al cinema a vederlo i primissimi giorni e c'è stato un po' di rallentamento il sabato e soprattutto la domenica eh, però parliamo di un risultato molto buono, cioè 95 milioni nei tre giorni e verosimilmente 115 adesso con il Memorial Day, con oggi. Quindi, negli Stati Uniti, la partenza è stata molto buona e verosimilmente il film avrà una coda anche bella lunga. Quindi, vedremo i dati infrasettimanali dei prossimi giorni. Però... E del prossimo weekend, però, secondo me, insomma, non deve temere. Il problema, magari, è l'esordio internazionale. Ci sono dei paesi in cui il film è andato bene e degli altri in cui il film è andato molto male. In Italia è andato bene, per esempio, ha fatto quasi 4,2 punto... no, milioni in cinque giorni, che è uno dei migliori esordi dall'inizio della, pan... della pandemia, sta nella top ten dei migliori esordi. Anche da noi c'è stato un pesante front loading, cioè tantissima gente è andata a vederlo eh, il primo giorno mercoledì, e poi invece c'è stato un rallentamento sabato e domenica che è strano per, per un film per famiglie. Come mai la risposta, ragazzi, è molto semplice. Come già vi dicevo nei, nei giorni scorsi, con le analisi del box office. Guardate, che in Italia, quando verrà il sole, <ride> inizierà a rallentare un po' il box office perché la gente se n'è andata. Cioè, la gente è, è rimasta in casa per tutto maggio e anche per parte di, di aprile, insomma, anzi, per buona parte di aprile per la pioggia e quindi appena c'è un po' di sole, chiaramente secondo me se è andata in gita. Questo dovremmo vedere eh, confermato. Dovremmo vederlo confermato con i dati infrasettimanali. Cioè, secondo me, probabilmente la sirenetta andrà meglio nei prossimi giorni. Cioè, meglio, andrà bene nei prossimi giorni come i dati infrasettimanali in Italia. Proprio perché c'è chi ha detto: Vabbè, uh, non vado questo weekend, ma ci andrò magari lunedì o martedì o mercoledì, insomma. Uh, in altri paesi è stato, un, è stato un disastro. In Cina è andato malissimo, per esempio, um, non è chiaro il motivo, cioè, secondo me è un po' chiaro. Um, non, faccio, non faccio allusioni di alcun tipo, ma potete immaginare le polemiche, eh, e um, in Cina c'è un po' questo problema, quindi. Credo che, no, non, non perché sono legati alla serenità animata, eh, assolutamente, ma è perché non si rispecchiano in certi um, nelle persone di, un certo, di, di una certa origine, evidentemente. Probabilmente questa è un po' la mia idea. È stato anche venduto un po' male, eh? Ecco, Food, non l'ho fatta io, non vedo perché ne fate. Um, è stato anche venduto male probabilmente in Cina e comunque i blockbuster americani in Cina stanno avendo tanti problemi in questi mesi. Chi non sta avendo problemi, Fast X, per esempio, in, um, in, in Cina, però è uno dei pochi film che, americani che in Cina è andato molto bene. E uno dei motivi per cui sta andando bene è anche il fatto che c'è una coproduzione da parte della Cina, se non sbaglio. Detto questo, in altri paesi, Corea del Sud, Germania, Regno Unito, eh, si è registrata una, una forte attività di bot che hanno fatto review bombing su questo film. Um, quindi insomma c'è un po' questo problema non è, non è un flop eh. anzi cioè, ha fatto 170 milioni nel, nel primo weekend in tutto il mondo direi che è un buon esordio però certo non è il miliardo di dollari che si pensava io è un po' quello che dicevo eh, che da sirenetta non mi sembrava il film in grado di arrivare al miliardo come alcuni analisti americani convintissimi eh, dicevano non è Aladdin, ma non solo per il periodo storico che non è favorevole ad arrivare al miliardo, a meno che tu non sia Super Mario o Spider-Man, eh, ma eh, o Avatar, ma perché in generale non è il tipo di film che secondo me a livello internazionale può fare il botto. Questo non significa che non possa essere un ottimo successo, ripeto. Quindi vedremo come si comporterà nelle prossime settimane. Ah, ehm, le Nokia che diceva a Food for Tots che dice questa programmazione estiva sia un suicidio. Nessuno incasserà un miliardo. Da qui, Mission Impossible 7. Spiegami perché è un suicidio. Cioè, questi film ci sono, ragazzi. Ci sono nel 2019, nel 2018, nel 2017, nel 2016. C'era una programmazione di almeno un grande blockbuster durante tutto il periodo estivo. E anzi, nei 15 anni precedenti alla pandemia, si è passati da blocco del, 4, eh, blocco del Memorial Day Blockbuster, blocco del 4 luglio Blockbuster, blocco del ehm, ringraziamento Blockbuster, blocco di Natale Blockbuster. Quelli erano i blocchi. Nel corso degli anni si è cercato di espandere questi blocchi facendo uscire fin come 300 a marzo. Uh, come 50 sfumature di grigio a febbraio uh, come Twilight un po' prima del ringraziamento anche Hunger Games come altri grandi film a ottobre uh, e poi addirittura a settembre e poi altri film ad agosto cioè periodi che inizialmente sembravano folli per far uscire un blockbuster si scoprì che erano Adatti a seconda del blockbuster che andate a proporre. Vi ricordate Deadpool? Deadpool è stato, credo, il primo blockbuster supereroistico a uscire nel mese di febbraio e dimostrò a tutti che, a seconda del titolo che proponi, non esiste un calendario in cui devi far uscire i film. Quest'anno ci sono semplicemente tanti bei blockbuster. C'è chi andrà bene, c'è chi andrà male. Io prevedo che alcuni vadano assolutamente male. Peccato per loro, Elemental non mi si propone proprio come blockbuster che, della Pixar che possa fare una barca di soldi. La Sirenetta andrà mediamente bene a fine corsa. Fast X sta andando bene. Dobbiamo uscire un po' dall'ottica del miliardo di dollari per ogni grande blockbuster perché non c'è più la Cina, ragazzi. La Cina era responsabile una volta, prima della pandemia, di spesso più di 100 milioni di dollari nel box office di un grande blockbuster adesso non è più così, a meno che tu non sia Avatar, Fast X e Guardiani della Galassia volume 3 gli altri film non possono più contare sulla Cina, questo sicuramente farà riflettere di più sul, sui budget eh, per esempio io credo che Fast, il motivo per cui è stato annunciato Fast 12 è che la Universal ottimizzerà i costi di Fast 11 eh, allungando cioè la produzione girando direttamente fast 11 e 12 tutti insieme chiaramente non costeranno mai quanto è costato fast 10 perché eh, tra le misure Covid, i ritardi e, e i casini della produzione, il fatto che c'è stato un cambio di regia all'ultimo minuto, il budget è lievitato letteralmente. Però ricordiamoci anche che in Fast 11 ci sarà un certo attorone che in fast 10 non c'è, se non alla fine fine, e quindi questo, secondo me, potrebbe aiutare non poco Fast 11 ad andare meglio di fast 10, che comunque ha raggiunto il mezzo miliardo di dollari, eh, tra parentesi. Quindi vabbè, non, non sono d'accordo sul fatto che la programmazione estiva sarà un suicidio. Servono, servono i grandi blockbuster, ragazzi. E servono anche le commedie. La Lionsgate e la Universal proporranno delle commedie vietate ai minori, come i cari vecchi tempi, nel corso dell'estate. E vedremo se qualcuno di questi film sarà una sleeper hit, come capitava prima della pandemia. Bisogna cercare di tornare all'offerta cinematografica pre-pandemica, ragazzi. Eh, perché se no chiudo di cinema e chiudo e quindi la possibilità che eh, escano tutti i film che abbiamo visto sul grande schermo fino all'inizio della pandemia, io vorrei che tornasse a esserci una situazione come quella di una volta e vediamo perché il pubblico comunque al cinema ci sta tornando. Eh. Guardate che gli incassi italiani nell'ultimo mese spesso hanno superato quelli del mese di maggio del 2019, quindi pre-pandemia. Quindi servono i film, questi film, questi titoloni servono assolutamente al cinema. Standing ovation in Cina, evitato Winnie Pooh esatto. Troppo ingorgo, effetto autostrada. Il 15 agosto, ma non lo so. Barbie Oppenheimer sarà double feature. Uh, guarda, sono film talmente diversi che, per esempio, secondo me si completano. cioè Chi vorrà andare a vedere Nolan, andrà a vedere Nolan. Chi vorrà vedere Barbie, vedrà Barbie. Vedo i mesi di settembre-ottobre molto vuoti. Almeno due di questi blockbuster potrebbero fare meglio lì. Su questo sono d'accordo. Settembre-ottobre. Sono mesi ancora un po' scarichi, eh? Però vediamo. Vediamo. Con l'uscita di una o due settimane vedo Fast sotto i 700. No, non credo. Sirenetta sotto, sotto i 650. Secondo me Sirenetta arriva tra i 6 e i 650, esatto. Elemental farà, secondo me, 350 milioni massimo. Massimo, massimo. Transformers sotto i 400. Su questo non sono proprio convinto, convinto, eh? no no, non adesso non, non in questo momento visto che Bellocchio è ora in sala possiamo dire che dalla Cina vicina si è passati alla Cine lontana molto lontana allora sì rap rapito però non, non è partito bene cioè ha fatto 250.000 euro uh, no 250.000 no ha fatto aspettate eh. Padam. allora ha fatto 458.000 euro, eh, che è un risultato: insomma, è costato tanti, tanti 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 soldi. Questo film si sperava in un premio a Khan che potesse un minimo dare uno slancio al lancio del film, anche se mh, non è che Khan abbia mai avuto chissà che impatto sugli incassi. Eh? Eh, casomai, Khan è un trampolino di lancio per gli Oscar, come sapete bene. Per cui allora ragazzi, sono le 11, io vi devo salutare tra pochissimo perché devo vedere i finali di Succession. Volevo dirvi che su Bad Taste... È Renfield, io non l'ho ancora recuperato, io devo andare a vedere Rapito Renfield e dovrò vedere Assolutamente Spider-Verse, ma sarò via questa settimana e la settimana dopo sarò a Roma tutta la settimana. Quindi eh, andrò a vedere a Roma probabilmente Spider-Verse. E boh. Eh, Renfield, lo recupererò appena torno a Milano. Vedo recupero Renfield e recupero anche Rapito, assolutamente. Dunque, mh, bla 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 bla. bla, bla. C'era un'altra cosa, no? volevo dirvi che su Battistab abbiamo messo un sacco di articoli interessanti. Ce n'è uno sulla sirenetta horror lover Lovecraftiano, scritto da eh, Gabriele Ferrari, che è un delirio capolavoro assoluto di articolo, ma ci sono anche tanti approfondimenti um, su per esempio uh, le scene post credit che non hanno più avuto un seguito e che forse mai lo avranno. Um, ci sono c'è il nostro commento al Festival di Cannes, vi invito a recuperare i podcast del periodo di Cannes perché sono molto interessanti e oggi, no, domani poi ce ne usciamo con l'ultimo falò che non sarà l'ultimo falò at, at Cannes che non è da Cannes, ma che è un commento Vita da Cannes, ragazzi, il prossimo podcast che faremo l'anno prossimo eh, sarà, non sarà più Cannette, ma sarà Vita da Cannes. Raga, io vi saluto con ben tre minuti di anticipo perché Succession mi aspetta. Ci vediamo, io personalmente vi vedrò lunedì prossimo, però eh, domattina appuntamento con Andrea Bedeschi con la rassegna stampa. Ciao, raga, ciao, ciao.